Ok, quindi oggi eravamo qua con Mauro, aspettavamo, avevo chiesto anche a Paolo se fosse venuto con noi, non è voluto, quindi c'era altro da fare, sono un cavolo, queste riunioni manca sempre. Era una riunione per vedere se pagava da bere in prossimità del suo compleanno, visto che non è venuto, gli auguri te li facciamo in questa maniera nuova, tanti tanti auguri da me, penso tutta la misericordia, e che altro dirti? Bocca al lupo per sempre e grazie sempre di tutto quello che fai per tutti. Allora, niente Paolo, stamattina ci siamo sentiti, ecco il motivo perché te avevo detto, no, non ti preoccupare, una cosa mia è di Giulio, perché tu non ci devi entrare per niente su questa cosa. E era il motivo che ci dobbiamo vedere qua alle 4 da noi in Protezione Civile per darti gli auguri. E diciamo i miei più particolari, doppi auguri, e tu sai perché. E niente, grazie di cuore per quello che fai, hai fatto anche per noi molto, ho imparato molto da te, e misericordia anche da Giulio e da tutta la collaborazione che abbiamo in questo momento. Andiamo avanti così, siamo un paese che invidiano queste realtà del posto e cercano sempre da mettere i bastoni in mezzo alle ruote a tutti. Quelli che stanno là. Vabbè, questo è uno sfogo, un piccolo sfogo, così non c'entra niente con gli auguri. Di nuovo auguri. So che lunedì è la festa tua, oggi è venerdì, e auguri di nuovo. Una parola fa gli auguri a Paolo. Paolo. Una persona che normalmente non si fa mai vedere, manda sempre noi davanti. Molto timido, davanti alle telecamere non ci sa stare. Una persona che non, sinceramente, se non la conosci non la puoi comprendere, ma se la conosci non ne puoi far meno. Che ti posso dire Paolo? Io parlo a nome di tutti quanti noi, la tua seconda famiglia, il numero di Mozzatori, ti posso dire solamente una cosa. Tanti auguri dai tuoi fratelli, e tu sai il legame che ci lega e che penso a questo punto non si dissolverà mai più, perché è un legame che è misto tra sudore, fatica, sacrificio, quello che abbiamo fatto insieme penso che c'è un valore inestimabile, e la cosa più bella è augurarti veramente di continuare così, perché noi siamo dietro a te e non ci muoveremo mai. Auguri. Allora, tanti auguri Paolo. 41 anni non sono pochi, e per aver fatto tutto quanto quello che in questo periodo hai fatto tu è veramente tanto. È un augurio speciale da un amico che da quasi 38 anni che ci conosciamo, da quando eri bambino, da quando io lavoravo da Gigi Bar insieme con tuo padre, con Fabio. E te che girovagavi all'interno del bar e tuo padre ti dava i calci in culo, te dava. Non so quello che tu pensi che questo periodo che ti possa aver dato la vita, ma io penso che la vita continua per tutti, e spero che tu possa portarti con te tanta felicità e tanto amore per le persone. Ancora un augurio molto, ma molto grande da me, che sono il tuo amico Maurizio Polecci, e da parte di tutta quanta l'Associazione Stella Polare, che fino ad ora hai dato tanto, e come prima persona, come presidente del Nucleo Promozzatori, e tutti quanti i ragazzi del Nucleo, che hanno dato sempre tanto a questi ragazzi della Stella Polare. Ancora un augurio grande, 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 da me e da tutta quanta la Stella Polare. Ciao. Carissimo Paolo, siamo arrivati al giorno pacifico, tanti auguroni,
in bocca al lupo, ti auguro le migliori fortune come presidente di Legia Santa Marinella. Io ti devo ringraziare perché hai fatto tanto per noi, speriamo di fare noi tanto per te. Ti abbraccio caramente e vediamoci presto. Ciao caro.